del comitato del sistema. Sistema, mi sembra che una delle cose che abbiamo sentito dire più spesso è la gente non ne sa nulla, ed è così, lo vediamo tutti i giorni facendo i volantinaggi in tutti i territori interessati da questa tratta, una tratta che costa 115 milioni di euro al chilometro ed è già un costo sottostimato, sta già salendo perché i costi lievitano di continuo, una tratta che, come hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, è un'opera inutile, un'opera che non serve a noi, ma serve alle lobby dei costruttori e serve a chi la gestirà. Un'opera che devasta l'ambiente, che devasta le falde acquifere, va a prosciugarle, che porta sparge amianto e veleni nell'aria. Un'opera che paghiamo noi, con i soldi dei tagli alle pensioni, alla sanità e alla scuola. E con questo penso che già capiamo perché bisogna opporsi. La gente non sa niente perché non se ne parla, e allora noi parliamone in tutte le occasioni possibili, organizziamo assemblee popolari come quella di Novi, come questa, in tutti i luoghi che sono interessati dalla tratta, facciamo iniziative di ogni genere, dai siti di piazza a spettacoli teatrali, a concerti, cene, qualsiasi momento di socializzazione che serva per stare insieme, per veicolare le informazioni che in molti non hanno e che sia anche un momento per noi, un momento di gioia e di allegria, è una lotta che va fatta con allegria, con gioia, perché è un momento per riappropriarsi del territorio, per incrociarci, per mescolarci. Secondo me questa è una cosa che tutti quanti possiamo provare a fare insieme. Questo movimento ligure piemontese, movimento largo, variegato, siamo tanti e diversi, non abbiamo leader, non abbiamo portavoce, siamo tutti portavoce, e quando dico tutti intendo non noi qui, noi tutti, le persone che stanno sui territori e che verranno prese in pieno da quest'opera. E allora prendete i contatti con i comitati, lasciate i vostri recapiti, costruiamo queste assemblee popolari come luoghi decisionali, costruiamole insieme, ragioniamo insieme su come andare avanti. Stasera qualcuno ha avanzato qualche proposta, dalla campagna delle bandiere a quella di una manifestazione da fare magari entro metà, fine maggio, insomma prima dell'estate. Penso che sia qualcosa che possiamo fare tutti insieme, su questo mi piacerebbe sentire cosa ne pensate. Mobilitiamo, portiamo altra gente, parliamone al bar, parliamone con gli amici, di continuo, perché anche in questo territorio che sembra assuefatto al peggio, un territorio che è soffocato dalle mafie del cemento, anche qui si può dire basta, adesso basta.